In questo modulo si affronta la produzione editoriale per i bambini 0-6 anni per sommi capi, identificando una serie di caratteristiche e di tipologie di libri che possono essere utilizzati con i lettori più piccoli, con i lettori a cui fa riferimento da anni in Italia il progetto Nati per Leggere, che si propone di promuovere l'importanza della lettura ad alta voce per questi bambini, quindi per bambini che leggono anche prima di imparare a leggere in modo indipendente con l'ingresso alla scuola primaria, perché i bambini di quest'età leggono, leggono le immagini e quindi Bisognerà avere una certa cura nella scelta eh, non solo di illustrazioni ma anche di immagini fotografiche. Leggono i colori, leggono ovviamente le voci e le espressioni di chi legge con loro ed insieme a loro e leggono anche il libro come oggetto, ancor prima che come un contenitore di contenuto, scusate il visticcio di parole. Leggono cioè il libro anche. In modo tattile, toccandolo, sfogliandolo, assaggiandolo, mettendolo in bocca. Quindi sono diverse le caratteristiche di cui bisogna tenere conto, al di là e oltre la qualità del testo, dell'immagine, dell'illustrazione, della fotografia che accompagna il testo. Bisogna valutare i materiali e quindi. A quest'età sono in modo particolare libri di stoffa, libri per il bagno e soprattutto libri cartonati ancora prima degli albi. Bisogna considerare la rilegatura, gli angoli smussati, il tipo di stampa, la sua tenuta a prova di messa in bocca, ma anche una caratteristica a cui forse si dà meno importanza e cioè il peso. Molti cartonati, anche di alta qualità grafica, sono sovente troppo pesanti per le mani dei bambini che li utilizzano e che a volte eh, li usano anche come oggetti e involontariamente diventano eh, talvolta degli oggetti contundenti. Ci sono anche nella produzione editoriale italiana esempi di collane che eh, vengono dedicate ai più piccoli alla fascia 03 36 oppure mm, proprio ai lettori della fascia 06 a quelli che sarebbero in qualche modo dei pre lettori e ci sono esempi di case editrici che si dedicano solamente a questi lettori sono presenti anche nella produzione editoriale italiana degli esempi di collane dedicate ai più piccoli, ai lettori di questa fascia di età, così come esempi di case editrici che rivolgono il loro lavoro solamente ai più piccoli. Si è cercato di identificare in modo esemplificativo delle tipologie di libri per la fascia 0-6 anni, quindi nelle slide che seguiranno vi sono alcuni esempi con titoli indicativi di tipologie di testi che si possono utilizzare, presentare e leggere insieme ai più piccoli. Innanzitutto i libri tattili, quindi i libri che si possono toccare, accarezzare con diversi inserti morbidi oppure di materiali che permettono eh, di avere una sensibilità diversa sotto le proprie dita sia che siano storie più lunghe eh, oppure che siano appunto semplici cartonati. I libri sonori che quindi sorprendono il bambino con un suono eh, che si attiva premendo dei pulsanti, eh, alzando delle alette o semplicemente aprendo una pagina e in questo caso sicuramente quelli più apprezzati dagli adulti sono quelli che hanno un pulsante che permette anche di disattivare il meccanismo sonoro a piacere. I libri con i buchi. Bruco Verde è un classico, ormai storico, dell'editoria italiana. La casa editrice La Coccinella è stata la prima a produrre i libri coi buchi eh, che ormai fanno parte della storia dell'editoria italiana per, per i bambini e sono tanti i libri e le collane, come ad esempio un la-la di M che vedete in alto a, a destra, che utilizzano i, i buchi anche per permettere un'interazione e un gioco con i bambini. I libri con le alette, con i flap che permettono di mimare in qualche modo con il libro il gioco del cucù, della sorpresa, di andare a vedere che cosa si nasconde sotto i pop-up, anche qui eh, giocano e forse sono apprezzabili già dai più grandini, mh, giocano con la sorpresa, con lo stupore che la tridimensionalità può offrire anche a un piccolo lettore. I libri per metterci mano, una categoria in cui si sono voluti inserire tutti quei libri che non sono solo tattili ma chiedono proprio. Un intervento preciso per far succedere qualcosa, per fare un percorso con la propria mano, per fare cambiare l'aspetto della pagina, oppure addirittura come in Animali a mano della collana 03 di Panini, eh, la propria mano diventa parte integrante della storia, trasformandosi eh, pagina dopo pagina in un elemento che forma l'animale che viene citato e che viene rappresentato. I libri per fare versi e suoni, che quindi chiedono all'adulto che legge insieme al piccolo lettore di mettersi in gioco, di fare versi, di fare suoni, di cedere al divertimento, di giocare insieme con la voce. Libri per fare le facce, per fare le smorfie, eh, per provare a identificarsi anche grazie appunto non solo all'illustrazione ma alla fotografia nei bambini e nei visi che si vedono nel libro e quindi provare a riflettere eh, su cosa le nostre espressioni vogliono dire e, la, e rappresentano per chi le guarda. Libri per entrare in gioco, quindi tutti quei libri molto apprezzati dai 3-4 anni soprattutto perché chiamano in causa il lettore, lo rendono partecipe. Eh, in, siamo in un libro che è il primo della serie di Regina Aldetina tradotto in Italia dal Castoro, eh, i due protagonisti si affacciano proprio nel libro guardando il lettore e sentendosi osservati da chi c'è di fronte un libro di Tullè è forse ormai il più classico di questa tipologia dove si è chiamati a toccare a schiacciare a spostare i puntini per far avvenire qualcosa e così nell'albero magico per far eh, passare le stagioni nel far solletico al lupo oppure nell'accarezzare, nel soffiare sul criceto o ancora provare a essere parte in causa nel tentativo di cacciare un lupo che sembra pagina dopo pagina avvicinarsi sempre di più, quindi una tipologia di libro che coinvolge direttamente, che fa sentire il lettore parte direttamente in causa. Nominare il mondo. Al di là dei soliti cartonati con le prime parole eh, con cui si arricchisce il vocabolario e si nominano le cose del quotidiano dell'intorno, si è scelto di presentare tre testi più articolati ma apprezzati dai bambini. Um, un esempio degli inventari editi dall'ippocampo, eh, in questo caso quello dei frutti e degli ortaggi. Un testo della collana apri gli occhi di Panini che punta sui particolari degli animali, su grandi particolari fotografici da, con cui identificare il tipo di animale che si trova ehm, e alzando una letta scoprirne alcune caratteristiche scritte tra l'altro in stampatello, quindi un testo accessibile anche a chi sta imparando a leggere e poi un uh, albo di babalibri perché tutto questo traffico dedicato a un argomento caro a quest'età eh, i mezzi di trasporto al di là dei tanti libri dei tanti cartonati dei tanti albi sui testi di trasporto questa brevissima storia presenta la possibilità di contare da 50 fino ad uno ed incontrare appunto Tanti mezzi di trasporto diversi che sono in coda ad aspettare chissà che sorpresa. Storie senza parole, tutte quelle storie che mettono sempre gli adulti un po' in difficoltà, fa paura doversi mettere in gioco, ma gli albi senza parole sono importanti perché danno la possibilità di eh, raccontare, danno tra l'altro la possibilità anche di attingere all'editoria estera proprio perché non c'è testo, danno la possibilità di lavorare anche con i bambini più grandi. Pensate che cosa significa far interpretare ciascun bambino della classe. Lo stesso testo e vedere quante idee differenti nascono e danno la possibilità di cogliere ad ogni lettura dei particolari diversi, di cambiare un poco la storia, di scegliere un altro personaggio. Con parole tue, e qui si è voluto eh, mettere in vetrina. I tre testi studiati da Emanuela Bustolati per Cartusia, ehm, in cui si narra in lingua piripù, una lingua che non ha all'apparenza senso per l'adulto che prende in mano per la prima volta questi testi, ma che assolutamente risponde sonoramente e in modo che segue l'onomatopea a una lingua bambina che narra e quindi la lettura ad alta voce di questi testi sorprenderà l'adulto e sarà lingua naturale eh, a fare da ponte tra l'adulto che legge la storia e i bambini che ascoltano. Una categoria che accomuna degli altri libri eh, con cui giocare al gioco del cucù, non più solo dei cartonati con le alette, ma dei testi in cui ci si mette ancora una volta in gioco e si prova ad indovinare che cosa c'è sotto, che cosa si nasconde, e si riflette. Con i più grandi, sull'apparenza, su quel che sembra ma non è, sull'occhio che viene ingannato e sullo stupore quando riveliamo che cosa effettivamente quell'illustrazione rappresenta, quella letta nasconde i bambini di questa età si avvicinano eh, alla lettura anche attraverso i personaggi di cui seguono le avventure e a cui si affezionano nella slide. Ne sono indicati solo alcuni tra i tanti che si possono scegliere, che si possono individuare e, seguendo le storie, è possibile per i bambini identificare i personaggi e ehm, trovare una certa familiarità nella lettura. Alcuni classici della eh, storia dell'editoria eh, per i bambini più piccoli, non solo i prelibri di Bruno Munari, non solo i libri di Elamari riproposti da Babalibri, un classico come Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni recentemente rieditato con audiolibro, a cui si è voluto avvicinare Orso Buco. Un libro eh, recente edito da Minibombo che riprende la mh, grafica assolutamente semplice e nello stesso tempo stupefacente voluta negli anni Sessanta già da Leo Lionni. Arriviamo agli albi, alle storie un po' più lunghe da utilizzare con i più grandi, e in modo particolare a una scelta di storie circolari, quelle storie, cioè che per la loro struttura coinvolgono bamb il bambino che ascolta in un meccanismo sempre identico, che si ripete e questo lo fa sentire parte della storia, perché comprendendo il meccanismo ri riesce a essere maggiormente partecipe della lettura. Una scelta mh, di storie in rima. In realtà non solo storie, ma eh, raccolte di filastrocche, raccolte di ninna nan, testi con cd che accompagna quindi con la musica, con la canzone, la lettura, oppure storie vere e proprie come il Gruffalò che sono narrate in rima e quindi che accompagnano anche con la cadenza della rima una facilità di ascolto, un ascolto più coinvolgente. Infine, alcuni esempi di storie che eh... Abbiamo identificato con la dicitura a colpo sicuro per voler indicare delle storie che funzionano sempre in lettura ad alta voce con i bambini e che quindi possono essere utilizzati anche nel caso in cui ci si trovi davanti dei gruppi di bambini che non si conosce, eh, con cui non si ha consuetudine, eh, ma eh, abbiamo bisogno di avere una nostra scorta di storie che funzionano sempre. E queste lo sono, sono storie di streghe, storie di paura, storie di mostri, storie che prendono le fiabe che conosciamo tutti e le capovolgono, eh, storie che eh, coinvolgono, che parlano della vita di tutti i giorni, dell'amicizia, della gelosia, dei nonni in un gioco di ruoli. Ehm, e che possono aiutarci, queste come molte altre, a ehm, creare un um, momento di lettura condivisa che sia veramente coinvolgente per i bambini che abbiamo di fronte. Pochissimi testi per approfondire relativamente alla fascia 0-6 anni e anche all'albo illustrato e una serie di riferimenti per eh, rimanere aggiornati le riviste cartacee di cui vi viene indicato il sito internet di riferimento e le risorse online quindi una scelta tra i tanti blog e siti che si possono trovare online eh, fatta sulla base di chi ci lavora abbiamo voluto indicare dei siti e dei blog a cui lavorano delle persone eh, che hanno fatto mh, del loro mestiere eh, la promozione della lettura e che quindi ehm, fanno professionalmente promozione della lettura e professionalmente si occupano di editoria per ragazzi, di libri per bambini e ragazzi. Infine i siti dei progetti di riferimento per questa fascia di età, lo storico nati per leggere, nati per la musica relativa appunto alla, alla parte musicale e il progetto in vitro ehm, all'interno del quale una parte di lavoro è dedicata proprio alla fascia 0-6 anni. Tutte queste sono indicazioni di approfondimento che si eh, aggiungono agli bre ai brevi spunti che eh, si sono voluti dare con questo modulo. Pertanto non mi resta che augurarvi buona lettura, buone scelte di lettura e buon lavoro.